Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang. Mamma mia, raga, non facevo un video mukbang da, non dico un mese, però da un bel po'. Da come starete vedendo dalla clip, oggi un mukbang super particolare perché stasera mia nonna mi ha portato caldi caldi i calzoni napoletani farciti con, le ha fatti proprio lei, farciti con pomodoro, mozzarella di bufala e prosciutto cotto. Mamma mia, raga, io non vedo l'ora di mangiare. Pensate che io non li mangio da un annetto sicuramente. Ovviamente qui ho tutte le domande, ma devo bere perché, raga, fa caldo. No, vabbè, raga, non vedo l'ora. Oggi ho fatto, tra virgolette, la fame. Ho camminato tantissimo perché oggi è stata una giornata super super movimentata. Infatti il mio orologio sta a 15.653 passi, giusto pochi, vabbè. Allora, iniziamo con la prima domanda. Di che cosa si tratta muoio dallo, di che cosa ti tratta muoio dalla curiosità? Non ho capito questa domanda perché non ho detto niente, forse si sarà fatta un po' dalle immagini che ho messo, delle domande, ma non l'ho capita. Aspettate. Bello unto. Mamma mia, raga. Cosa sto mangiando? Mamma mia, mamma mia. Ah, sì, scusatemi, raga, ma che ci volete fa? Io che non tocco da una vita queste cose, sono un po' così. Sì, adesso con le mani, proprio dopo questo telefono, devo disinfettare. Allora, andiamo avanti con la prossima domanda. Maria, un bacione. Ciao Giulia, volevo sapere qual è il tuo obiettivo, che tipo di fisico desideri? Allora, questa è una domanda che ho risposto spesso anche nei vecchi mukbang. Allora, io non ho un obiettivo preciso perché si sa, raga, ogni persona ha un corpo diverso, non siamo tutti uguali. Sinceramente, mi piace allenarmi, andrò sempre avanti, punto sempre di più sulla forza. Che sull'estetica, c'è l'estetica, ma passa sempre un po' in secondo piano. Prima di tutto devo stare bene in salute e con me stessa. Questa è una cosa che dirò sempre. Il mio obiettivo è spingere quanto è più possibile il mio corpo. Sicuramente praticherò anche altri sport più in là, sempre però quanto riguarda, mi piacerebbe praticare CrossFit, chi mi segue lo sa, powerlifting. Mi piacerebbe anche fare qualche gara, farmi seguire da un buon preparatore. Saranno tutte cose che farò, ma più là. Che tipo di fisico desideri? Non ti posso dire che tipo di fisico desidero. Posso dire le persone che mi motivano ogni giorno, in cui vengo, che mi ispiro, tra virgolette. Ho sempre detto Benedetta Squillante, mi piace tantissimo, oltre all'aspetto estetico, proprio come persona. Un'altra è Charity Whitton, non ricordo bene il cognome perché non è italiana, però già ve lo dissi pure l'altra volta, quindi penso che avete capito. Charity, aspettate, raga, la vado un attimo a cercare perché ve l'ho detto, non voglio fare figuracce. Charity Whitton, quindi sì, Charity Whitton, bellissima. Allora riprendo di nuovo le domande. Però raga, quello che so è che bisogna andare sempre avanti e non bisogna mai 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 fermarsi. È anche bello vedere noi dove possiamo arrivare, come vediamo altre persone, dove sono, quello che stanno facendo. È sempre bello anche testarlo sul proprio corpo. Mi stanno divorando le zanzare. Che boccavo.
Francesca, un bacione, sta registrando, sì. Come sta andando il tuo periodo di definizione? Allora, il mio periodo di definizione sta andando benissimo, lo sto vivendo bene. Sicuramente ci sarà qualcuno, come ha scritto anche sotto il video, come mia sorella della challenge dei pan di stelle. Allora, raga, quello che voglio dire a queste persone, poi ritorno indietro perché ci sarà anche in questo video, se in definizione ti mangi il caldone napoletano fritto, unto, oh mio Dio, fritto, che stanno con le flebo, vabbè, dettagli, che si stanno sentendo male, sicuramente ci sarà qualche commento del genere, e va bene, ci sono anche loro, quindi spazio anche a loro, ovviamente. Allora, raga, i miei scopi, ma un po' come YouTube, no? Non è una piattaforma di intrattenimento, mi sono confusa io. Dovete prendere questi video sempre da intrattenimento. Ci sono tantissimi altri video in cui vi mostro la mia giornata, in cui vi mostro la mia alimentazione, e ci sono questi video un po' così. Però dovete sapere che ho visto che so, e sono consapevole, che sto in definizione, io oggi, tra virgolette, ho fatto un po' la fame, chi mi segue su Instagram lo sa, ho mangiato pochissimi carboidrati, proprio per quei pochi carboidrati che ho, in definizione ovviamente non saranno, sto in una low carb giornaliera e né una chetogenica, quindi i miei carboidrati superano i 100 grammi di carboidrati al giorno, quindi mi riesco a giostrare e mi sono giostrata, come avete visto sono stata anche molto attiva, non ho una vita sedentaria, questa è proprio la mia vita di tutti i giorni. E purtroppo oggi non mi sono potuta allenare, ma ci saranno gli allenamenti domani, quindi prendete sempre un po' tutto con le pinze, non vi soffermate. Questi video sono a scopo intrattenitivo, per farci due chiacchiere, per parlare, per staccare un po' la spina dalla quotidianità di tutti i giorni. È inutile che io vi stressate ancora di più, che a scrivere commenti così, o inutili. Comunque, ritorniamo, io mi sto vivendo appieno la mia definizione, chi mi segue su Instagram lo sa. È un percorso che mi sta piacendo tanto, proprio perché io sto portando avanti la definizione con grande successo e con grandi risultati, che mi scrivete anche voi, che si vedono, proprio perché io non sono rigida con me stessa. So che sto in definizione, ma come vi dico sempre, so anche che domani non devo fare una gara, che tra un mese non devo gareggiare, perché se io dovessi gareggiare, il mio fabbisogno giornaliero, la mia alimentazione, il mio deficit calorico, i miei allenamenti saranno incentrati per la gara, ma io non lo devo fare, sono una persona normale, cioè una persona che non deve fare gare né niente, quindi mi godo con serenità la mia definizione. Ok, ci posso mettere 2-3 mesi in più rispetto a una persona in cui è fiscale, 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 però posso dire che forse io rispetto alla persona fiscale forse vado ancora più avanti, perché non ho quella cosa mentale fissa, 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 che dopo un po' ti scocci e getti la spugna. Per questo in definizione ci sono anche delle giornate di ricarica, proprio per questo motivo, altrimenti nice reinventate, punto. Quante chili hai perso o quali sono i cambiamenti che hai visto? Mangiamo, ok? Mangiamo. Spesso mi scrivete, Giulia, si vede che sei in definizione perché ti sei dimagrita. Quello che vi starò per dire, forse una metà di voi resterete scioccati. Allora, prima di iniziare il mio percorso di definizione, chi mi segue sa che ho dovuto interrompere la fase di massa perché, sai, c'è stato il lockdown, la quarantena, eccetera, quindi sono stata in un periodo di mantenimento. Sono uscita dal periodo di mantenimento, quindi metà luglio, quando poi ho costruito la mia home gym in casa, eccetera, che pesavo 68 kg. Io, ad oggi, che comunque sono quasi 2 mesi di definizione, il mio peso è di 67 kg. Oh mio Dio, Giulia, tu hai fatto 2 mesi di definizione e non hai perso chili? Raga, io non ho fatto definizione, ma come molte persone, per perdere chili? Assolutamente no, perché io non avevo bisogno di perdere chili. Raga, quando si fanno i percorsi di definizione bisogna fare attenzione a non perdere comunque anche la massa muscolare, perché comunque dovete pensare che in definizione c'è un apporto calorico inferiore rispetto ad un surplus calorico o una fase di massa. Sono completamente diverse. Quello che è cambiato
E la mia, quello che è cambiato è la mia forma corporea. Quella è cambiata, mi vedo molto più definita, ma non su una parte del corpo, proprio in generale. Sto vedendo, ovviamente, quando si sta in massa, si tende anche un po' a sporcare la forma fisica. Ed è normale, ragazzi, voi dove volete costruire muscolo, non potete costruire muscolo con una, con comunque un deficit calorico. Specialmente se voi state in un deficit calorico al di sotto dei 1200-1100, che di solito non bisogna mai scendere. Vabbè, non ci perdiamo in chiacchiere, quindi ritorniamo a me, altrimenti, raga, fa un discorso lungo. Stavo dicendo, quello che è cambiato a me è la mia forma corporea. Mi vedo molto più definita su tutto il corpo. Devo dire che mi sta aiutando anche molto per quanto riguarda anche questione drenante, che vi ho accennato anche in qualche vlog. Sto vedendo dei grandi miglioramenti, ma anche perché ho, specialmente sulla parte inferiore delle gambe, vi dissi che anche io soffrivo di stanchezza, pesantezza alle gambe, raga, me le sentivo troppo pesanti. Con il drenante ho risolto questa cosa e mamma mia, raga, mi sento proprio che se n'è andato proprio un peso da dosso. Perciò, raga, non fissatevi sul numero della bilancia. Devo dire che ho perso anche dei centimetri, sono molto molto fiera e allo stesso tempo sono fiera della mia condizione fisica. C'è tantissimo da migliorare ancora, raga, tanto tanto tanto. Ma io inizio a vedere la mia definizione, inizio a vedere i risultati, inizio a vedere il muscolo un po' più scolpito, riesco a vedere tanti dettagli che prima in mantenimento, e ho visto che non mi stavo più allenando, ho fatto il lockdown, e che in fase di massa li vedi, ma non li vedi proprio bene. Adesso li sto incominciando a vedere e sono molto molto fiera. Quindi, quello che dico io, focalizzatevi, guardatevi allo specchio, non focalizzatevi sul numeretto della bilancia, perché spesso può anche succedere che vi pesate, ci sono pure persone che si pesano tutti i giorni. Vi pesate, il giorno prima pesate 50 kg, un esempio, raga, vi sto facendo 50 kg. La sera invece di mangiarvi il classico, esempio, riso, pollo e broccoli, facciamo dieta da bro, riso, pollo e broccoli, oppure riso, insalata, con le gallette, vi andate a mangiare una pizza o un panino un po' gourmet. Il giorno dopo vi pesate 500 grammi. Oh mio Dio, la pizza non la devo più mangiare. Oh mio Dio, il panino non lo devo più mangiare. No, perché mi ha fatto mettere 500 grammi? Oddio, ho messo 1 chilo. Ragazzi, vi pesate il giorno dopo, siete ritornati di nuovo al vostro peso. Perché sicuramente sarete un po' più gonfie, sicuramente avete mangiato un alimento diverso dal solito, quindi avrà sicuramente un po' più di sodio e un po' di ritenzione idrica. Non siete andate in bagno quella mattina, ci sono tanti fattori. E un altro grande fattore che voi potete anche mangiare uguale come mangiate sempre è lo stress. Anche lo stress vi può far vedere qui 1 chilo, 2 kg in più sulla bilancia e vi esaurite ancora di più, vi stressate ancora di più. Perciò il più grande consiglio che posso darvi, guardatevi allo specchio. Se volete misurarvi, prendete, misurate i centimetri, vedete la differenza, ma raga, non fate tanto affidamento alla bilancia, perché c'è tanto da mettere in conto. Non sapete se avete perso massa magra, massa grassa, quindi quel chilo che è andato via, quel chilo che c'è in più, non sapete che cos'è effettivamente. Quindi, raga, per questo motivo dovete rilassarvi. Quindi guardatevi allo specchio. Pachi, un bacione. Ieri ho sgarrato ed oggi vorrei sgarrare di nuovo. Cosa posso fare? Di solito, raga, è vero, e specialmente in un fatto mentale. Scusate, mi fa caldo. Che quando si sgarra una giornata, anche il giorno dopo si vuole sgarrare e il corpo desidera di sgarrare di nuovo.
perché sicuramente vi siete mangiati qualcosa che o non mangiavate da tempo o che lo disideravate, quindi può capitare, però dai, ritorna sui tuoi passi, perché poi ho messo tutte le faccine che ridevano, ritorna sui tuoi passi. Costanza, un bacione. Come accettate i cambiamenti del tuo corpo? Questa è un'altra domanda che ricevo spesso. Raga, amandomi, può sembrare una cosa stupida, ma vi dovete amare per come siete. Non pensate al web tutte scolpite, tutte fisicate, tutte perfette, perché raga, nessuno nasce perfetto. Quello che è amarsi. Non mi soffermo tanto perché se apri gli altri video trovi sempre la stessa domanda e io rispondo sempre a questa domanda, quindi se vedi vecchi mukbang troverai la risposta. Alice, un bacione, quante calorie circa assumi in una giornata? Allora, per il momento 1600, però mi capitano giornate in cui sto a 1300, 1400, può succedere, ma proprio perché non ho fame e non mi obbligo. Sabrina, che lavoro farai? Allora, purtroppo non si può prevedere il futuro, quindi veramente ogni giorno, raga, è una sfida nuova. Ogni giorno può succedere qualcosa. Vi dico che, infatti, da domenica, quindi una sera, un tarda sera, così è nato un progetto, così dal nulla. È nato un progetto che forse, ma non dico forse, però non vi spoilerò niente, non vi voglio dire niente, mi occuperà tanto, ma va bene così. Poi ovviamente ve ne parlerò e vi dirò tutto, ma già da qua si può vedere la mia felicità nel parlarne. Però non vi voglio dire più di tanto, non vi voglio dire. Posso dirvi che dovete portare sempre avanti i vostri sogni e penso una cosa, che noi, ognuno di noi è destinato a fare qualcosa, quindi fidatevi sempre di voi stessi, questo ve lo voglio dire, poi vi aggiorno. Mi piacerebbe incontrarti un giorno, Robby, anche io, raga, ve lo giuro, ma... Tranquilli che succederà appena si sbloccherà un po' questa situazione. È tutto sicuramente l'anno prossimo, lo spero, che siamo tutti bene, tranquilli e ritroviamo un po' di pace. Sicuramente, sicuro, ve lo giuro, ve lo prometto, faremo un grande incontro a Napoli, staremo tutta la giornata a Napoli, gireremo per i negozi, staremo una giornata insieme a Napoli, una giornata tra amiche, amici, tranquilli, ci sarà, non vi preoccupate proprio, perché anche io non vedo l'ora, quindi. Melania, un bacione, continuerai ad allenarti nella tua home gym o pensi di tornare in palestra? No, allora, nel mentre io... Continuerò nella mia home gym, anche perché, ragazzi, devo dire una cosa, bisogna guardare anche il lato positivo. Mi alleno a che ora voglio, specialmente mo che in questo periodo bisogna prenotare, prenotazioni, eccetera. È vero, non ho macchinari, ma la base ce l'ho. Quindi mi manca il contorno, ma la base ce l'ho. Devo dire la verità che è vero, mi manca allenarmi in palestra, mi manca entrare nel luogo in cui è cambiato tutto, in cui mi ha stravolto in positivo la vita, mi ha fatto amare qualsiasi attrezzo della palestra, mi ha fatto amare proprio quel luogo, mi ha fatto riscoprire anche molto me stessa. Però devo dire la verità che il pro di avere una home gym a casa, a parte che ti alleni quando vuoi, se ti vuoi allenare tardi, se ti vuoi allenare al mattino presto, vai tranquilla, scendi e ti alleni. E anche mi ha fatto riscoprire, ma anche, cioè pure provare più esecuzioni, più esercizi liberamente, senza 50.000 occhi addosso. Tranquilla, raga, tranquilla veramente.
Infatti, mi avete fatto complimenti, però io stavo dicendo a tutti quanti: vi amo, vi amo, vi amo. Quando mi avete scritto questo commento, squat perfetto, stai migliorando, pure su Instagram. Grazie, veramente. Cioè, raga, io ho visto il primo video di allenamento e adesso che sto studiando dico: oh mio Dio, che orrore! Ve lo giuro, vorrei tanto eliminarlo da YouTube. Ve lo giuro perché ho vergogna, però no. Quella ero io, quindi ci stavo, proprio perché per poi anche metterlo a confronto, ma raga, lo squat proprio, ma anche gli altri esercizi no, non ci sono uguali, però proprio lo squat è cambiato un botto, raga, un botto, io sono contentissima. Giù penso che ti chiami Giulia, ma raga, scusate, un'altra volta questioni si sono addormentate le gambe. Comunque dovrei cambiare un po', secondo me, la postazione. Oh, si sono addormentate le gambe, sorry. Giù, sei pronta per cominciare a lavorare? Ti mancherà la scuola? Un bacio enorme. Sono prontissima. Anche se nel mio piccolo l'ho sempre detto, sempre comunque lavorato, sempre il fattore di essere anche un po' autonoma, quindi ho sempre lavorato, diciamo. Poi comunque ho 19, sì, ho 19 anni, 26 settembre, quindi sì, ho 19 anni, non posso dire più, ho 18 anni perché tra una settimana neanche è il mio compleanno, 26 settembre. Quindi sì, raga, sono prontissima per iniziare un nuovo lavoro e per mettermi in gioco e di rischiare. Ti mancherà la scuola? Nì, raga, poi chi mi ha seguito anche su Instagram sa che l'ultimo anno non l'ho vissuto proprio bene. Spesso stavo veramente tante ore un po' senza anche far niente. Quindi devo dire la verità che è brutto dirlo, però questa quarantena che siamo stati a casa, è vero, perché ha sempre avuto anche un legame bello anche con la classe, eccetera. Forse gli mancava anche andare a scuola. A me mancava proprio no, cioè proprio relativamente, quindi a volte ci penso, come molti di voi hanno cominciato la scuola, ho detto a me, l'anno scorso cominciavo l'ultimo anno, però sinceramente io quel periodo, mi dispiace tutto quello che è successo per il Covid perché alzo le mani, però parlo per me, oh, quel periodo di quarantena mi è servito molto, restare a casa, concentrarmi proprio su, anche sui video, di portare più contenuti, può sembrare stupido, a parte che in quel periodo della quarantena sono cresciuta molto, ma anche per me stessa, anche con me stessa, non lo so, per me è stato un bel periodo, ho riscoperto veramente tante tante cose e poi si sa, in quel periodo, anzi proprio devo dire che quel periodo un po' mi ha salvato, perché veramente restavo a scuola senza far nulla e io mi scocciavo, arrivata a una certa, mi scocciavo veramente, cioè pensate che ero arrivata a un punto di dire no, basta, se anche domani così io mi porto il computer a scuola, almeno quando vado a casa non devo editare i video, me li edito a scuola, cioè per dirvi, vi ho detto tutto. Quindi sì, penso che forse più là mi mancherà un po', ma relativamente sincera, raga. Almeno adesso posso fare quello che voglio, posso autorealizzarmi ancora di più. Quindi sono contenta così. Un bacio anche a te. Valerie, ciao splendore. Potresti dare dei consigli a ragazze che iniziano una dieta e un allenamento simile ai tuoi? Non saprei che consigli dare, sincera. Perché non saprei, ma aspetta, ci devo un attimo riflettere. Allora, sugli allenamenti, di sicuro fate attenzione, assolutamente, ma anche con l'alimentazione. Se avete possibilità e avete dei grandi, degli obiettivi, qualsiasi siano, fatevi seguire da una persona competente che vi segue, così voi state tranquille, sistemate e tutto. Se avete voglia di qualcosa, concedetevelo senza privarvi inutilmente. No, no, questo non lo mangio, no, questo così. Non privatene perché poi è peggio, raga. Quindi vivete gli allenamenti, l'alimentazione serenamente, senza quella cosa, oh mio Dio, no, devo contare, no, ma do che palle, perché già se vedete una cosa del genere dovete cambiare metodo, perché quello di contare magro, su un allenamento che non vedete che per voi non va, non va, non va,
parlate sempre con la persona che vi segue, quindi non fate mai qualcosa controvoglia, fate sempre qualcosa perché avete il desiderio di fare quella cosa, altrimenti, raga, lasciate stare. Comunque la nonna è la vita mia. Se vedete il taglio del video è che mi alzo un attimo per vedere la videocamera quanto sta, così per... Perché raga, sapete che ogni 30 minuti poi si spegne, sicuramente io già sto parlando da un botto e tra poco si spegne, quindi. Infatti raga, io mi sono alzata, il tempo di arrivare a vedere la videocamera si è spenta, quindi fortunatissima. Allora, rispondo ancora a due o tre domande. Allora, quanta acqua riesci a bere una giornata? 3 litri, di solito bevo 2 litri. Leo? Ai, no, non faresti un tatuaggio? Sì, farei un tatuaggio. Sui polsi sicuramente. Qua mi piace qualche scritta, pure questo punto, però qualcosa incentrato alla palestra sicuramente lo farò e penso che sarà uno dei miei primi tatuaggi che farò. Però al momento no, perché non è una necessità sincera. Mary, un bacione. Quando ci fai una challenge vegetariana non vegana? Solo una sfida, dai. Sì, io ci sto. Penso che le farò entrambe, farò una 24 ore. Anche così da provare un po' varie ricettine. Già ci stavo pensando. Infatti se riesco anche questa settimana... Ve la registro. Poi sempre Mary, consigli per chi... No, un'altra Mary, un bacione. Consigli per chi è dimagrito troppo in fretta e ha pelle in eccesso. Questo a volte è un problema. Aspettate. Stavo anche strozzando. Allora, di solito quando si dimagrisce e non si associa comunque il dimagrimento a un'attività fisica, può succedere questo. E dipende dal tuo stato comunque di gravità di pelle in eccesso, ti direi di rivolgerti comunque a una persona competente perché io non saprei o devi ricorrere alla chirurgia, però non voglio dirti più tanto perché non saprei. Come ti regoli con i carichi? Arrivi a cedimento con le ripetizioni? Ogni quanto aumenti i pesi? Allora, mi regolo con i carichi? Allora, rispondo alla prima domanda. Arrivi a cedimento con le ripetizioni? Sì, però ovviamente nell'ultima, no, all'inizio, ma ovviamente nell'ultima ripetizione. Proprio quando ho finito, quindi la quarta serie, l'ultima. Allora, poi, ogni quanto aumenti i pesi? Allora, dipende, vado sempre per gradi. Ovviamente non inizierò mai un allenamento con carichi eccessivi, perché è inutile, raga. So che non potrei mai riuscire a sollevare quel carico e quindi mi uccido solo le articolazioni e posso avere problemi. Quindi faccio sempre le cose per gradi. Di solito io provo sempre, faccio comunque nell'ultima serie, già dalla terza, quarta serie, aumento i pesi.
E quindi aumento i carichi e mi riesco un po' a aggiustare così, in base anche all'ultima. Comunque di solito l'ultima è sempre da 4 colpi, quindi di solito è lì il carico maggiore. Poi, che fame questo sfondo? Sì, raga, ho messo un bello sfondo, di la verità. Hai fatto la maturità con quanto sei uscita? O sono uscita con 100? Elena, sei mai stata davvero innamorata? Un bacio, Bonanza, grazie tesoro. Sì, sono stata veramente innamorata. Aspettate, ragazzi, sto facendo un casino. Ok, sì, io sono stata veramente innamorata. Ma davanti non ci soffermiamo su questo discorso. Secondo te iniziare a fare video su YouTube a 20 anni è ridicolo? Perché alcune persone dicono così. Io sinceramente penso che non deve importarti il parere delle altre persone. Hai 20 anni, non c'hai 100 anni, non hai 80 anni, che anche se fosse non ci vedo niente di male, sinceramente. Se è quello che ti piace, è una tua passione registrare i video, perché non devi farlo? Scusami, cioè a chi devi dar conto? Quindi il mio consiglio è quello di metterti in gioco e di iniziare. Quindi fallo senza problemi, senza fregatene di quello che dicono le persone. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi scuso se nelle ultime domande non mi sono soffermate molte, molto, è che questo video già sicuramente sarà 35-40 minuti, non voglio farlo arrivare a quasi un'ora, sapete che quando io parlo non finisco più. E quindi niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!